Tanta guagna per tutti ragazzi, bentrovati con questo nuovo video, io sono Dave come sempre e bentrovati sul canale di Guagna. La saga di cui vorrei andare a parlare quest'oggi è una saga di cui è uscita una collector rimasterizzata di tutti quanti i capitoli usciti, ossia la serie di Bioshock. Senza perderci in troppe chiacchiere, vai con la sigla! Quando mamma e papà mi misero su un aereo per andare a trovare mio cugino in Inghilterra, mi dissero: figliolo, tu sei speciale, sei nato per fare grandi cose. Sapete una cosa? Avevano ragione. Ebbene sì, da qui comincia la nostra avventura, nei panni di questo ragazzo misterioso di nome Jack Wynand, di cui non vedremo mai il volto dato che sarà sempre in visuale soggettiva. Possiamo solo farci un'idea di come si attraversa una foto che troviamo affissa su una bacheca durante il gioco. Ma comunque, il gioco comincia appunto con questi attimi di paura, disperazione e disorientamento. Ci ritroveremo nei pressi di un faro e saremo costretti a nostro malgrado ad entrare a prendere una specie di sottomarino denominato Batisfera. Faremo la conoscenza di Atlas, un misterioso individuo abitante di Rapture, con cui potremo interagire solo attraverso una radiolina, che ci darà una mano ad orientarci per sopravvivere in una città tanto affascinante quanto ostile. Una città che è considerata un'utopia, detta del suo fondatore, Andrew Ryan. Una città in cui non esiste né la censura e né moralismi che intralcerebbero l'arte o la scienza. Infatti in questa città è presente di tutto, dall'architettura estremamente impensabile o previsive che danno all'occhio e addirittura cambiamenti sulla genetica delle persone e degli esseri umani. Ma un'utopia del genere in mano agli uomini in non poco tempo diventa una distopia. Da qui in poi veniamo catapultati in un gioco che si presenta come uno sparatutto, ma di tutt'altro livello. Oltre ad usare uno svariato numero di armi che va da una chiave inglese quasi inutile, ad una bombola lancia napalm con cui potremo bruciare tutto e tutti, potremo utilizzare anche le armi nemiche, quali ad esempio torrette volanti, telecamere, rompicazzo, le trappole di ogni genere, raggirandole attraverso dei minigiochi, cioè una cosa del genere ai tempi era davvero rivoluzionaria, da che ricordi. Ma la cosa più figa, indubbiamente, resta la presenza dei plasmidi. Cosa sono? Come ho detto prima, Rapture ha portato anche scoperte dal punto di vista della genetica, cambiando il DNA in modo che... Oh mio Dio, si possono lanciare saette, fiamme, vespe assassine, poi saltare in aria i nemici, farli combattere tra di loro, fare uccisioni mentali con vari poteri, e questo è il progresso! Non uno smartphone senza l'ingresso per il jack delle cuffie... Forse è meglio cancellare questa battuta. Raccontarvi altro della trama e delle sue peculiarità potrebbe essere davvero un crimine videoludico se non ci avete giocato, quindi mi fermerò qui per questo capitolo. Vi dico solo che questo videogioco, nel bene o nel male, è stato uno di quelli che ha caratterizzato la scorsa generazione. Pochi cazzi a riguardo. Sì. Ovviamente hanno fatto anche un secondo capitolo a riguardo. Non è esattamente necessario, però è pur sempre un Bioshock, dissi all'epoca. L'anno in cui uscì, se non ricordo male, era più o meno il 2010, ma non lo comprai subito per una serie di motivi. Primo fra tutti, penso anche l'unico, è che avevo altri giochi da acquistare ai tempi. L'ho presi su Steam 2 anni fa pochissimo e io... piansi. Perché questo gioco non è simile a Bioshock. Questo è... Bioshock. L'unica differenza è che noi siamo un Big Daddy e possiamo sparare sia con i plasmidi che con le armi da fuoco contemporaneamente. Non ci sono altre differenze a riguardo. A distanza di circa 3 anni dal secondo flopposo capitolo esce fuori una sorta di prequel a sé stante che non riprende in nulla, o quasi, le vicende di Rapture e i suoi abitanti. Siamo circa nel 1912 e siamo Booker DeWitt, un personaggio misterioso con un passato difficile e con un presente davvero turbolento. Booker è un investigatore privato che si è ritrovato al verde dopo aver giocato d'azzardo una vita, indebitandosi a tal punto che i suoi strozzini per far risanare il suo debito lo spediscono a svolgere un favore tutt'altro che semplice: prendere una ragazza in nome Elizabeth da una città sospesa in cielo, ossia Columbia, e riportarla a New York per appunto annullare il debito. Come ho già detto in questo capitolo, vediamo come Booker sia un personaggio molto diverso rispetto a Jack di Bioshock o soggetto Delta di Bioshock 2. Qui abbiamo un personaggio con un volto, una voce, che tra l'altro quella di Paolo De Santis è una voce che mi piace fin troppo.
e una storia dietro. Direi che è un ottimo passo avanti rispetto ai precedenti capitoli. Per quanto riguarda il setting invece è nettamente diverso, perché adesso non siamo più in fondo al mare, ma in cielo. Quindi possiamo godere di paesaggi che probabilmente neanche Dante nella Terza Cantica poteva immaginare. È davvero una figata assurda dal punto di vista dell'ambientazione, come gioco mi ha preso almeno quanto Rapture. Non so spiegarvi di preciso perché, forse per il fatto che mi abbia ricordato un po' il pianeta Kerwan di Ratchet & Clank? Direi che sono entrambi uguali, cacchio. La prima grande novità la troviamo prima di tutto nella presenza dei Vigor, che prendono il posto dei plasmidi. Ma anche questi sanno come farsi rispettare. Voglio dire, lanciare uno stormo di corvi affamati di carne umana deve essere una figata assurda. Cioè, in real life non l'ho mai provato, intendiamoci, però deve essere una figata assurda. Anche con la presenza dello Skyhook, un gadget che funge sia da arma melee che come mezzo di trasporto sulle skylines, delle sorta di rotaie sospese in cielo. Ma la grande novità più importante è indubbiamente il fatto che non giocheremo totalmente da soli, infatti noi avremo come ottimo aiutante la ragazza stessa per cui siamo andati in quella città, ossia Elizabeth. Questa ragazza è un portento, non per il fatto che è in grado di trovarti medikit, soldi e munizioni al momento giusto, ma per il fatto che è in grado di aprire portali in determinati punti della mappa per agevolare la grande negli scontri. E a proposito degli scontri, non dovremo scortarla per tutto il gioco, sa badare a se stessa, a differenza di quanto accade in altri giochi. Insomma, grazie gioco. Dovete sapere che uscì un DLC diviso nei due episodi di Funerale in Mare che ho ripreso solo recentemente a soli 7 euro, entrambi, sempre su Steam, e hanno aggiunto cose molto interessanti per quanto riguarda la trama dell'universo intero di Bioshock, dato che entrambi sono ambientati negli anni 50 a Rapture City. Se dovessi parlarvi della teoria dei multiversi, probabilmente il video finirebbe domani, quindi vi dico solo che qui abbiamo due protagonisti ben diversi dal gioco originale, che in un primo momento sono due estranei, ma poi insieme scoprono diverse verità che sono rimaste celate o che fino a quel momento erano incomplete sia sui plasmidi, sia su Rapture che sull'universo del gioco stesso. Dire altro ovviamente sarebbe spoiler, ma sappiate che io sono rimasto di sasso quando ho visto e mi son detto che non sono stati proprio soldi buttati quei due DLC, nonostante durino poco. Cioè, in un pomeriggio li finisci, per intenderci. Che posso dire riguardo questa serie? Che la considero un capolavoro nonostante i suoi difetti. Una serie che riesce a tenerti incollato allo schermo dall'inizio alla fine con dei colpi di scena davvero incredibili. Se non l'avete giocata, giocatela assolutamente. Bene, il video termina qui. Se il video vi è piaciuto vi invito a lasciare un bel mi piace, un commento, di condividere il video se potete, di iscrivervi al canale di Wagna e al mio canale che trovate qui sotto nell'info box. Chiudo ancora con un altro po' di Wagna.